Allora, un punto, ma soprattutto una grande prestazione contro un avversario di valore. Sì, ci prendiamo il punto, abbiamo provato a vincerla, sicuramente, abbiamo rischiato anche di perderla, però la prestazione secondo me è stata positiva contro una squadra che ha un buon organico. Ma la squadra ha fatto anche domenica una buona partita contro la prima della, in classifica, che è il Bassano, perdendo secondo me più per altri motivi che per la prestazione, trovando un gol, meritavamo un pareggio sicuramente. Stasera abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto delle occasioni, la squadra sta crescendo, sta giocando secondo me anche un buon calcio ultimamente, ha delle idee. Dobbiamo prendere questo punto in maniera positiva perché davanti c'è la Triestina che ha giocatori abituati a vincere, Arma, Porcari, quindi un allenatore importante. Peccato perché forse con un pizzichino di fortuna in più in alcune situazioni, perché a volte ci vuole anche quella. Un risultato diverso sarebbe stato fantastico, però dobbiamo accettarlo e lavorare, continuare a lavorare come stiamo facendo ogni giorno. Le assenze di Gavazzi e Scrosto per squalifica hanno aperto le porte del campo per Mondonico e Cortellini impiegato centralmente. Direi che la risposta è stata ottima. Ma non è la risposta, ma io ho questo organico qui, con questi giocatori anche giovani. Ma io sono strafelice dei giocatori che la società mi ha messo a disposizione, dei giovani. Lo sto dicendo da tempo, noi dobbiamo prima di tutto raggiungere l'obiettivo della salvezza e far crescere questi ragazzi qui. Noi abbiamo tutti i giocatori di proprietà, i giovani. Albino Leffe in futuro, in quei prossimi 2 anni, potrà stare a vertice anche in Lega Pro con questi organici, con questi giovani qui. Ci dispiace tantissimo dell'infortunio di Micheli, perché Michele era un altro di quei giocatori che secondo me era in prospettiva fantastica, ma è solo ritardata la sua crescita, lo aspettiamo. Ma i Mondonico, i Guso, i Cortinovi, i Sinichetti, i Sibilli, i Gelli, i Ravasio, i Calì, i Galeandro, più altri ragazzi da Veretti che stiamo visionando, fanno parte tutti del nostro progetto. E quindi con questi giocatori, più i vecchi che abbiamo, l'Albino Leffe può crearsi un buon futuro. Intanto pensiamo a salvarsi, costruire, e piano piano forse avremo anche una squadra senza andare a prendere nomi ma giusti per costruire un grande futuro. Il direttore sta facendo questo, io sto sposando il progetto e la strada che stiamo prendendo è questa. Oggi anche la risposta del pubblico con tanti giovani sugli spalti è stata rumorosa. Qual è la sua Che considerazione? l'Albino Leffe è una società fantastica, c'è un ambiente positivo, è bello. E secondo me il progetto Albino Leffe è credibile oggi in Serie C. Ci sono poche società che hanno questi sviluppi e io quindi invito tutti, anche se i ragazzi, a credere nell'Albino Leffe, in quello che sta facendo. Perché deve essere di esempio Mario Ravasio, Nichetti, Moreo, che abbiamo mandato a giocare, che sono prodotti del nostro settore giovanile che stanno crescendo. Il lavoro che sta facendo il direttore ci porterà, secondo me, piano piano, senza fare passi più lunghi della gamba, ad avere una buona squadra e far crescere i nostri giovani. Questo è quello che ci crediamo. Sono contento. Speriamo di regalargli in futuro altre soddisfazioni.